Sono Lidia Bosson, vivo in Svizzera, sono nata a Londra, una mamma greca, un papà italiano, dunque possiamo dire sono un cocktail internazionale. Il primo corso di aromaterapia in Italia l'ho dato nel 1994. È bellissimo di vedere come possiamo crescere con gli oli essenziali, è bello di rivenire in questo paese ogni anno e rivedere i vecchi amici, ma anche vedere nuove persone che vengono per guarire, crescere, integrare dei feri diversi nel loro lavoro d'estetista. Ho scoperto gli oli essenziali quasi 30 anni fa. Personalmente non sapevo niente sugli oli essenziali, niente sulla medicina naturale, niente sulla spiritualità in generale. Ero qualcuno di molto razionale, molto pratica, ma quando ho aperto quelle boccette e che ho sentito il profumo, c'era qualcosa di molto potente, forte. Il stress partiva, stavo calma e per me era molto impressionante l'effetto di sentire un profumo e di avere un cambiamento a livello emozionale. Dunque, come sono una natura molto curiosa, volevo sapere un po' di più. Dunque, ho cominciato a fare dei corsi in Inghilterra, in Francia, in Germania anche, e ho potuto osservare che ogni paese la conoscenza era molto diversa. Ogni cultura aveva qualcosa di interessante, possiamo dire così. Per me la grande rivelazione era l'Ayurveda, e mettendo questa conoscenza millenaria dell'Ayurveda insieme con la conoscenza anche contemporanea degli oli essenziali, conoscere i principi attivi degli oli essenziali, per me faceva molto senso. Infatti ho scritto 7 libri e tutti i libri parlano di Ayurveda e parlano di aromaterapia perché possiamo fare un bridge delle due cose insieme. Mia storia con Lakshmi è una storia di un'amicizia, prima di tutto, perché ho incontrato il titolare di Lakshmi in un corso di aromaterapia in Provenza nel 1993. Eravamo in mezzo delle piante, in mezzo della lavanda, siamo diventati amici subito, ci siamo divertito tanto, abbiamo riso tanto e abbiamo imparato tanto. Oggi so che siamo importatori con il più grande successo a livello dei prodotti Lakshmi come distribuzione nel nostro paese, in Svizzera, e posso dire che abbiamo cresciuto insieme. Il primo corso di aromaterapia che ho dato in Italia era nel 1994, era a Rimini, c'erano 10 sinergie di oli essenziali e 10 partecipanti, dunque non era la stessa cosa che oggi, ma era bello, ci siamo divertiti, i nostri bambini erano piccoli, giocavano insieme, io davo il corso e noi continuiamo con la stessa passione, con la stessa visione del benessere, stessa visione a livello della salute. Per me soprattutto è molto importante di vedere la gente crescere e guarire. Quando ami la natura ti ama. E gli oli essenziali sono qualcosa di stupendo perché ci portano, ci danno ispirazione. È come se svegliano un'ottava dell'intelligenza diversa. L'ho visto nei corsi, l'ho visto con i partecipanti. In Italia vengo a dare i corsi adesso da 23 anni. Ci sono partecipanti da 20 anni, ogni anno sono qui. Delle volte dico: cosa fai? Sei ancora qui? Dicono: ogni anno c'è qualcosa di nuovo, scopro qualcosa di nuovo. E questa è la bellezza, sì. Non ho scelto Lakshmi, ci siamo scelti, diciamo, possiamo dirlo così. Crescere insieme, avere una visione comune. Ho potuto vedere anche una collaborazione che ha a livello del cuore. È raro sul mercato di trovare un prodotto che è 100% naturale. Ci sono prodotti naturali, è un trend, lo sappiamo oggi, ma un prodotto che è naturale, che è anche ayurvedico, che c'è anche energia, vibrazione, che è sofisticato nel stesso tempo, che puoi darlo anche a qualcuno che ha gusti di lusso, ma che puoi dare anche a qualcuno che vuole soltanto essere bene con la sua salute, avere delle soluzioni in estetica che sono quasi medicale e legale nel stesso tempo. È raro di trovare dei prodotti così. Per me Lakshmi non è veramente cosmetica, è una terapia di bellezza.
in cosmetica possiamo avere risultati molto più evidenti. Possiamo lavorare, essere più personalizzati a livello del trattamento, ma anche più personalizzati a livello della casa. Diciamo, quando diamo ai clienti un prodotto, che possiamo aggiungere degli oli essenziali che possono aumentare l'effetto del prodotto. D'altra parte diventiamo più olistiche, perché l'olio essenziale ha sempre un effetto fisico ma anche psico-emozionale, dunque contribuisce anche a più di equilibrio a livello emozionale e anche a livello dei pensieri, perché sappiamo che il corpo ha una connessione diretta con le nostre emozioni. Il corso che ho dato oggi era bellezza e equilibrio emozionale, dunque è ovvio. Per me è difficile di parlare perché partecipare a un corso di aromaterapia. Forse sarebbe meglio di nominare qualcosa ai partecipanti, oppure alla gente che vengono da 20 anni ogni anno. Saranno a dirlo forse con più entusiasmo, con più passione. La cosa che posso dire, ci sono moltissimi libri sul mercato sull'aromaterapia, sugli oli essenziali, che spiegano tante cose e delle volte anche delle cose giuste, non dico il contrario, e possiamo imparare molte cose. Ma quando fai un corso di aromaterapia è un corso di esperienza, dopo tutto, perché fai veramente l'esperienza dell'anima della pianta. Un libro, un'informazione teoretica non può sostituire l'esperienza di un corso intensivo, non può sostituire l'emozione che puoi provare quando ci sono 100 persone in una sala e che hanno delle reazioni similari quando sentono un olio essenziale. Non possono sostituire l'esperienza. Oggi siamo sempre programmati a focalizzare, a capire le cose, e delle volte non facciamo più l'esperienza delle cose. Ci sono sempre trasformazioni importanti in quei corsi. Penso se la gente li fa ancora e ancora perché stanno meglio, altrimenti non vengono più. È difficile dire perché farlo, devi fare l'esperienza, poi puoi scoprire tu e capirai perché l'hai fatto.